oggi stiamo protestando all'apertura della settimana della moda riguardo lo sterminio animale. In particolare quest'anno abbiamo preso lo struzzo, perché comunque in Sudafrica abbiamo gli allevamenti di struzzi a cui si appoggiano tra l'altro Prada ed Hermès, e questi animali che in natura vivrebbero 40-60 anni vengono macellati a un anno per utilizzare la loro schiena per fare portafogli, per fare scarpe, per fare cinture, oggetti di lusso. Vengono tenuti in condizioni ovviamente allucinanti e improponibili. In più, naturalmente, sono degli animali molto sensibili che si spaventano di tutto. Immaginiamo cosa possono provare lì dentro. Noi utilizziamo queste che sono sintetiche, e ci tengo a dirlo, quindi si può benissimo fare tutto senza ammazzare nessuno. Chiediamo questo alla moda, visto che Milano non è la capitale, chiediamo alla moda di smetterla di sacrificare animali, perché non ci rende più belle, ci rende soltanto più cattivi dentro. Di tutto, vivrebbero dai 45 ai 60 anni, le femmine sono riproduttive fino ai 45 anni di età. Cosa succede negli allevamenti che si trovano in Sudafrica e di cui si servono Prada ed Hermès in particolare? In questi allevamenti vengono utilizzati questi cuccioli di struzzo che arrivano, se gli va tra virgolette bene, all'anno di età. Alcuni vengono macellati a qualche mese. Cosa si utilizza dello struzzo? Si utilizza la schiena, perché ha quell'effetto a pelle d'oca che poi viene riproposto nei portafogli e nelle borse che vengono utilizzate. Cosa si utilizza anche dello struzzo? Purtroppo le piume, che vengono utilizzate nell'abbigliamento del Moulin Rouge e nelle sciarpe che vengono utilizzate per esempio al Carnevale di Rio. Noi facciamo vedere tramite questi figuranti quello che succede a questi bellissimi animali, e ci tengo a dire che queste piume che abbiamo utilizzato noi sono sintetiche, possiamo fare la prova di fronte a voi per farvi vedere che non è piuma vero. Quindi, perché nel 2016 si continua a martoriare degli esseri senzienti dicendo che è moda? Non è moda, è tortura, puoi essere elegante se indossi parti di animali uccisi, no, è obbrobrioso. Voi pensate, andare in giro con nella borsa fatta di un morto il corpo di un altro morto? Andate a vedere l'indagine della PETA, in cui si vede cosa succede a questi struzzi, che vengono tenuti un anno in questi allevamenti fatiscenti da cuccioli, dopodiché vengono caricati sui camion che li portano ad essere macellati, vengono introdotti in una macchina dentro cui gli viene data una scossa elettrica per stordirli e poi gli viene tagliata la gola. Vedete questi uccelli terrorizzati, uno in fila all'altro, e quelli dietro vedono la macellazione del compagno davanti. Questi sono gli oggetti di moda che utilizza Prada e si deve vergognare, ed Hermès. Non è moda, è morte ed è tortura. In via Monte Napoleone si vedono queste donne, tra virgolette, perché mi fa specie considerare donna, quindi, che dà la vita. Vediamo queste donne che vanno in giro con parti del corpo di esseri indifesi addosso, considerandolo chic. Che bisogno c'è? Perché dovete far vedere che l'avete pagato di più e che siete potenti. È solo questo il bisogno, perché a livello estetico, se volete lo stesso effetto, lo trovate con i materiali sintetici. Non c'è mai stato bisogno, e oggi ancor meno c'è bisogno di torturare qualcuno per rendere più bello qualcun altro. Siamo ancora qui nel quadrilatero della moda, al punto che dovrebbe essere quello che detta le tendenze, che le manifesta a chiedere alle persone semplicemente di non uccidere. Bisogna fare la connessione, è il tempo di rendersi conto che quelli
oggetti erano esseri viventi. Non esiste una ragione al mondo per continuare a fare del male. Non serve perché ci sono un sacco di materiali alternativi, bellissimi, che sono in grado di sostituire la sofferenza vera di questi animali. Perché tutto quello che adesso vedete colorato, la vetrina luminosa che vi fa pensare che sia già nato come qualcosa di bello, è orrore. Ogni oggetto che è lì dentro è stato creato dopo aver fatto morire, soffrire degli esseri viventi. Sapete che l'effetto particolare delle borse, per esempio, in pelle di struzzo, è avere quei bozzi, diciamo, sulla superficie, viene prodotto strappando dall'animale ancora vivo e ancora senziente le piume. Questo perché il follicolo irritato poi dà quell'effetto che alle persone piace, ma non lo vedete il sangue? Non vedete? Non si può ritenere chic mettersi la schiena addosso di qualcun altro, la schiena nel portafoglio. È morte, è tortura, è quello che insegniamo ai nostri figli di non fare. Diciamo ai nostri figli di rispettare il più debole, col portafoglio di struzzo, con la carne nel piatto. Non è possibile. E noi siamo qui perché siamo tutti vegani e non utilizziamo nessun prodotto di origine animale, né per vestirci, né per truccarci e né per mangiare, e ne andiamo.